Dal Monte Corvino a Monte Corvino si ferma da dove era cominciata la striscia di risultati utili consecutivi della Palmese. Episodi sfortunati hanno costretto i ragazzi di Mister Monaco a terminare sotto di due reti la prima frazione, che non fosse giornata lo si era capito già al decimo, quando con la traversa da punizione Letizia fa le prove generali del gol. Al ventesimo ancora l'attaccante protagonista, atterrato in area d'angelo, guadagna il calcio di rigore. Carezza para alla rete tarda sotto secondo, ci pensa Rodio, che al limite della propria area di rigore intercetta un passaggio di Palmieri e si imbolla fino alla porta di Carezza, battuto. La Palmese ci prova ma non sembra avere la verve giusta e al 35 per Letizia c'è un secondo calcio di rigore. Carezza è strepitosa e para di nuovo, ma l'attaccante è il più lesto nel tappo, invincente che vale il 2-0. La ripresa offre comunque una gara gradevole, i rossoneri sembrano più convinti dei propri mezzi. Al quindicesimo raccolgono i frutti della coraggiosa partenza, fallo di Mani in un'area affollata all'inverosimile, terzo calcio di rigore della giornata. Manco si incarica della battuta e della corsa alle distanze. Il Montecorvino sembra accusare il colpo e la Palmese comincia a conquistare metri preziosi, cercando di riagguantare il risultato. Tutto inutile perché un dubbio episodio segna la fine della partita. Al 36esimo, in occasione della terza rete dei locali, siglata da Zirillo, vi sono infatti protesti di tutta la squadra rossonera, panchina compresa. Riguardo al cross che ha dato vita alla marcatura, con palla finale in fallo laterale, non concesso. A nulla valgono le proteste di rossoneri, guadagnano l'espulsione di Logoluso.